Ciao a tutti! Per la prova prodotto di oggi, una cosa esagerata, e precisamente il cornetto esagerato. È una novità, l'ho acquistato apposta per recensirlo perché sinceramente un cornetto così grosso non l'avrei mai preso. Ha un prezzo che sinceramente è più che accettabile. Adesso una piccola novità, vi lascio ingredienti, prezzo e calorie e tutto quanto qui in sovraimpressione, così da appunto non tediarvi con un elenco infinito di ingredienti. Fatemi sapere se questa cosa vi può piacere, questa novità. Adesso andiamo subito ad aprirlo e a vedere com'è. Innanzitutto è enorme, è 145 grammi. Non pensavo che andando ad aprirlo ci fosse ancora tanto gelato sotto, veramente. Come ci sono le faccine disegnate qui, è la stessa faccia che ho fatto io. Vediamo anche sotto, cioè è galattico, questo qui è una colazione? No, è un pranzo, una cena insieme. Vado ad assaggiare. Allora, rispetto al cornetto al gela tradizionale, ha un sapore del cioccolato che si sente un pochino di più e poi la vaniglia è leggermente più delicata. Adesso vado a prendere un cucchiaino per vedere nel fondo che cosa c'è. Eccomi qui armata di cucchiaino, vado a togliere un po' di gelato da questo lato qui. E sul fondo c'è vaniglia e c'è anche un po' di, diciamo, glassa al cioccolato che nel cornetto tradizionale non c'è. Assaggio anche questa e vi dico che personalmente preferisco di più il cornetto al gela tradizionale, mi piace di più il sapore della vaniglia che trovo sia più intenso. Anche se il cioccolato di questo qui è molto molto buono, ma per me è veramente esagerato, non riuscirò mai a finire di mangiarlo. Adesso vado a darlo in donazione ad Andrea. Sul fondo del cono c'è sempre questa glassa al cioccolato un po' liquida. E nella punta troviamo la classica puntina al cioccolato, anche se è veramente veramente piccola rispetto alla grandezza del cono. Mi aspettavo almeno che ce ne fosse in più. Vi do il voto che per questo gelato esagerato è un, per me, 7. Nel senso che ho un'idea carina, però preferisco sempre il tradizionale. Spero che questa recensione vi sia piaciuta, vi mando un bacione fortissimo e ci vediamo come sempre ogni sabato con la recensione qui sul secondo canale. Mi raccomando, fatemi sapere con il sondaggio che vi lascio nelle schede qui se preferite in questo periodo avere recensioni di gelati o merendine. Ciao ciao!